Black and White sono per antonomasia e per etichetta lo Scottish Terrier e il West Highland White Terrier. In realtà queste due razze hanno in comune solo il paese d'origine, e cioè la Scozia. Ma c'è un altro terrier, anch'esso white, che è assai più vicino allo Scottish sia morfologicamente che caratterialmente. Due razze molto simili, abbiamo detto, ma con origini diverse e con diversa fortuna. Lo Scottish è un cane famosissimo, da sempre compagno di personaggi illustri. Fala, cagnetta del presidente americano Roosevelt, è stata uno dei cani più fotografati del mondo. Ma non è stato l'unico Scottish ad entrare alla Casa Bianca. Hanno avuto cani di questa razza anche la regina Vittoria e moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo, come Humphrey Bogart, Betty Davis, Ellen McGraw e Liza Minnelli. Potremmo continuare ancora a lungo, perché lo Scottish, Scotty per gli amici, è sempre stato un vero cane dei VIP. Al contrario, il Sealyham Terrier non è mai riuscito a sfondare nei gusti del grande pubblico, ed è un vero peccato, perché forse il cane più simpatico ed affettuoso dell'intera famiglia Terrier. Terrier è sempre stato sinonimo di intrepido cacciatore, aggressivo e tenace, coraggioso fino alla temerarietà. Ma Terrier oggi è soprattutto sinonimo di cane da compagnia e da show. Per molte razze, infatti, la caccia in tana è soltanto un retaggio del passato. Resta comunque un passato da non dimenticare, perché i terrier, anche quelli che ormai non sanno più cosa sia un animale selvatico, mantengono il carattere tutto pepe e soprattutto la dinamicità dei loro progenitori. Farne semplici cani da salotto significherebbe snaturarli e offendere la loro vera essenza. Infatti loro, tappi o meno, hanno energie da vendere e temperamento da fare invidia a qualsiasi cane a gambe lunghe. Per questo, appena li liberiamo in un prato, partono a 200 all'ora. Tutti sono felici di stare all'aperto, perché il loro cuore, al di là degli eleganti mantelli da esposizione, resta quello di un cane rustico e campagnolo. Abbiamo parlato del mantello, carattere di tipo e particolarità affascinante sia nello Scottish che nel Sealyham. I ciuffi sugli occhi, la barba e le lunghe frange contribuiscono a dar loro questo aspetto un po' buffo e un po' burbero, che li rende davvero irresistibili. Il Sealyham Terrier nasce nel XIX secolo, e il suo luogo d'origine è il sud del Galles. L'aspetto generale è quello di un cane massiccio, di taglia adeguata, per poter entrare in tana, con zampe corte e portamento vivace. La toilettatura del Sealyham si differenzia da quella dello Scottish soprattutto per quanto riguarda la testa. In questa razza, infatti, le sopracciglia vengono lasciate integre e non sono divise in due. La barba del Sealyham è meno inclinata in avanti rispetto allo Scottish. Il resto della toilettatura è praticamente identico a quello dello Scottish. Possono passare in casa diverse ore al giorno senza mai abbaiare né infastidire. Sono relativamente amichevoli con gli altri cani ed è possibile farli convivere, ma con le debite precauzioni se si tratta di cani dello stesso sesso, perché non è che si siano proprio scordati di essere terrier. Sia Scottish che Sealyham sanno essere splendidi cani da appartamento. Si muovono tra la folla con la massima disinvoltura e si comportano come clienti impeccabili anche nel bar più alla page. Cosa che ci permette di farli accettare praticamente ovunque, perché non danno alcun disturbo. D'altro canto, però, hanno mantenuto le parti migliori del carattere tipico dei terrier, come il senso dell'umorismo e del gioco, e non si sono affatto rammolliti nel passaggio dalle tane alla casa. Sono cani intelligentissimi. Eh sì, i terrier sono terrier, tenaci e caparbi, ma anche dolci e gentili. Poco importa se siano white o black, se siano affettuosissimi lecca lecca o fautori del British style, a te la tua privacy e a me la mia. I terrier sono terrier, e per queste razze non esistono vie di mezzo, o si amano alla follia, o proprio non si riesce a legare con loro. Se voi siete tipi da terrier, però, attenti a questi due. Sono piccoletti, simpatici e buffi, e sembrano del tutto innocui, ma se passate qualche ora con loro, rischiate di innamorarvi perdutamente. E allora non avrete più scampo.